Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io caio. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparare ciò che sta intorno a me, caio. Guardo colori, insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando, io caio. Caio, caio, caio. Sono io! Dove abito io? Guarda, papà, questa è la nostra famiglia. Bravo! Posso aiutarti? Mi servirebbe un autista. Ti interessa la cosa? Certo! Allora coraggio, signor autista. Adesso punta verso quei fiori dove dovrò scaricare questo terriccio. Quelli laggiù, papà! Quelli laggiù! Sì! Oh, oh, sta attento, perché qui non ci sono freni. Ciao, Caillou! Vieni con me, voglio farti vedere una cosa. Posso andare, papà? Ma sì, certo. Questa è una lettera per te. C'è scritto Caillou qui. Soltanto che il numero della strada è sbagliato. L'hanno mandata al numero 15 di Via dei Pini. Ma il 15 corrisponde a casa mia. Qual è il numero di casa tua? Caillou sapeva che anche la sua casa aveva un numero civico, ma non ricordava quale fosse. Non lo so. Andiamo a vedere. Guarda, c'è l'1 e il 7. Quindi è il 17. Guarda, papà, ho ricevuto una lettera. Ma davvero? È indirizzata al 15 di Via dei Pini. Quello è il mio indirizzo. In 15 non si va in bici. È un trucchetto per ricordarmi il numero. È un'ottima idea, lo sai. Caillou, tu ti ricordi qual è il nostro indirizzo? È il 17 di Via dei Pini. Ehi, perché non usiamo un po' di fantasia anche noi? Bubu 717. Bene, adesso vediamo il resto dell'indirizzo. La mia famiglia vive al 17, che poi sarebbe il 24 meno 7. Venite pure a trovarci sotto il sole del 17. Scriviamo 17 sul tuo disegno. Ecco fatto. Adesso è proprio completo. Ormai è tardi, io devo andare. Ciao! Bubu 7, 17, che poi sarebbe il 24 meno 7. 7! Il 17! I miei complimenti. Che cos'è? Oh, per Caillou. Vediamo cosa c'è scritto. Guarda che bella cartolina. Allora, tu sei invitato alla mia festa questo sabato pomeriggio alle 4. È un invito da parte di Clementina. Evviva! Una festa! Io voglio andarci, mamma! Chiamiamola subito per farle sapere che ci sarai. Sì, e dalle anche il tuo indirizzo giusto. Ecco, tesoro, ho la mamma di Clementina al telefono. Dalle il nostro indirizzo. Ciao! Ecco, Bubu 7, 17... E poi... Quello è il numero, ora dille anche il... Ah sì, certo! Io sto al 17 di Via dei Pini. Grazie! Sì, grazie, signora! Ciao, Clementina! Allora sabato verrò alla tua festa! Il dinosauro perduto. Sei pronto, tesoro? Leo sarà qui a momenti. Arrivo! Ops! Caillou sarebbe andato a giocare al parco con il suo amico e voleva portarsi tutti i suoi giocattoli preferiti. Non puoi portarti tutta quella roba. Perché non ne prendi solo un paio? Il dinosauro, lascialo qui. Non vorrei che si sporchi al parco. Hai ragione! Guarda, si chiama Dino.
È davvero molto bello, lo sai? Allora io ritornerò tra un paio d'ore. Vai pure. Ciao! Prova così. Brum, brum, brum. Andiamo sullo scivolo. Arriverò prima di te. Io non ci credo proprio. È divertente. Dai, arrampichiamoci là. Caillou, guarda. Caillou, Leo, ormai è ora di tornare a casa. No, ma non è giusto. Pronto? Via. Caillou si era divertito tanto con Leo che voleva rivederlo al più presto. Senti, vuoi venire a giocare anche domani? Va bene. Domani mattina viene a trovarci la zia John. Ma io voglio giocare con Caillou. Se credi, potrai portarlo anche domani pomeriggio. D'accordo. Evviva! Evviva! Ciao! Poi abbiamo giocato con la sabbia e ci siamo arrampicati sul castello. Allora vi siete proprio divertiti. Pronto? Oh, ciao! Davvero. Darò un'occhiata in giro. Ciao. Era la mamma del tuo amico. Leo ha perso il suo piccolo dinosauro. Oh, no! Tesoro, perché non guardi se è finito tra i tuoi giocattoli? Qui non c'è! Sapeva quanto Leo fosse legato al suo piccolo dinosauro. Lo avrà sicuramente lasciato da qualche parte. Ho un'idea, l'ha sicuramente lasciato al parco e forse so anche dove. Possiamo andare a cercarlo, mamma, per favore. Tra poco farà buio. Credo che il vostro dinosauro dovrà aspettare domani. Ma Dino avrà tanta paura a passare la notte fuori da solo. Ecco, forse si potrebbe fare una passeggiata subito dopo cena, che dici? Evviva! Qui non c'è, papà, non c'è. Dov'è che avete giocato? Laggiù e qui. Io non lo vedo. Ormai sarà meglio rientrare. E poi sta anche per piovere. Caillou era felice che il suo piccolo dinosauro fosse al sicuro in casa, ma era molto preoccupato per quello di Leo. Adesso Dino si bagnerà tutto, mamma. Forse qualcuno avrà pensato a metterlo al sicuro, tesoro. Scommetto che Leo adesso sarà molto, molto triste. Ho un'idea. Domani disegneremo un manifestino per chi può averlo visto e l'appenderemo nel parco. L'idea della mamma tranquillizzò il piccolo. Qualcuno doveva per forza aver trovato Dino. Buonanotte e sogni d'oro. L'indomani, Caillou disegnò un bel manifestino da appendere nel parco. Anche Rosy! Grazie! Ecco fatto! Avete fatto veramente un ottimo lavoro! Adesso chiunque abbia trovato Dino potrà chiamare a casa di Leo oppure a casa nostra. Salve ragazzi, posso aiutarvi? Leo ha perso il suo dinosauro. Sul serio? Tu l'hai trovato? No, ma qui abbiamo anche un ufficio degli oggetti smarriti. Ti consiglierei di andare a vedere. Oggetti smarriti? Ma che cos'è? È un posto in cui si può lasciare qualunque cosa venga trovata nel parco perché sia restituita al suo legittimo proprietario. Così se perdi qualcosa, quello è di sicuro il primo posto in cui andare a cercarla. Mi accompagni a vedere? Ma certo! Ciao e grazie! Ma guarda quante cose si sono perse nel parco! Chissà quando verranno a riprendersele i loro proprietari!
Ciao, io mi chiamo. A Caillou era piaciuto tanto l'ufficio oggetti smarriti, ma era deluso per non aver ritrovato il dinosauro di Leo. Dobbiamo andare, è già ora di pranzo e tra poco arriverà anche Leo. Sì, ma dove sta Dino? A quanto sembra non è qui, ma continueremo a cercarlo, sta tranquillo. Eccolo qua! Guarda, mamma, io ho trovato Dino, l'ho trovato! Caillou era felicissimo di aver ritrovato il dinosauro del suo amico. Ta-da! Dino! Signora, grazie per averlo ritrovato. Ma io non c'entro niente, è stato Caillou. Lo sai, tu sei davvero il mio migliore amico. Grazie! Adesso andiamo a giocare dentro. Io non credo proprio che Dino vorrebbe essere perso un'altra volta. Il fratello maggiore. Era una bellissima giornata estiva e Caillou stava giocando nel parco con la sua sorellina. Caillou! Guarda che brava, non ho più le rotelline. Che forza! È stato Billy ad insegnarmi. È bello avere un fratello più grande. Lui mi insegna sempre tante cose. Anch'io insegno sempre tante cose a Rosie. E cioè? Provò a ricordare le cose che aveva insegnato alla sorellina, ma non gli tornò in mente nulla. È ora di andare, ragazzi. Caillou, raccogli i tuoi giocattoli. Devo scappare. Ciao, Clementina. Glielo allaccerò io. In fondo sono suo fratello maggiore. Ben detto. Il nostro piccolo amico voleva insegnare qualcosa a Rosie, così come Billy aveva fatto con Clementina. Vuoi imparare ad andare sulla mia bicicletta, Rosie? Sì! Ecco, adesso spingi sui pedali, dai! Che cosa stai facendo, Caillou? Billy ha insegnato a Clementina come andare sulla sua bici e io adesso voglio fare lo stesso con Rosie. Ci sono cose per cui Rosie è ancora troppo piccola, tesoro. Proprio come è successo a te quando avevi la sua età. Dodo! No, Rosie, non togliere i pezzi della ferrovia. Sta a vedere adesso, io ti insegnerò come si montano i binari, va bene? Ecco, guarda! Ehi! Caillou era fiero del fatto di essere riuscita a insegnare a Rosie a montare i binari del suo trenino e corse a dirlo alla mamma. Arrivo! Rosie! Evidentemente non è ancora grande abbastanza per usare certi giochi. Coraggio, ragazzi, il pranzo è pronto. Perché non le insegni come si mangiano gli spaghetti? Rosie, guardami! Allora, se ne prendono un po' con la forchetta e poi si arrotolano così. Spaghetti! Lo sai, mamma, forse non sono un buon fratello maggiore. Non sono ancora riuscita ad insegnarle niente. Questo non è vero. Tua sorella osserva tutto quello che fai e cerca di imitarti. È anche così che apprendono i bambini. Davvero? Certo! Comunque ecco una cosa che puoi insegnarle. Che ne dici di quella canzoncina che cantiamo prima di andare a letto? A, B, C, D... Oh! Rosie, adesso cantiamo insieme, d'accordo? Si chiama la canzone dell'alfabeto. A, B, C, D, E, F, G... A, B, F, D, C... A, B, C, D, E, F, G... A, B, C, D... E, F, G. C'è riuscita! Bravo! Ma adesso non fermarti, c'è ancora tutto il resto dell'alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. H, I, L, M. Sempre in ritardo. Sveglia, tesoro, su, è già ora di colazione. Niente perdite di tempo stamattina. Tra poco abbiamo appuntamento al parco con Leo. Oh, arrivo. Bravissimo. Caillou aveva intenzione di andare a fare colazione,
ma quando vide la sua macchinina preferita, si fermò a giocare. Brum, 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 brum. Era quasi ora. Rosy ha già finito di fare colazione. Dai, Rosy. No, adesso, Rosy. Devo prima finire di fare colazione. Sarà meglio che ti sbrighi, visto che devi ancora cambiarti e lavarti i denti. Con la sua macchinina nuova, Caillou si stava divertendo talmente da dimenticare di lavarsi i denti. Caillou! Non sei ancora pronto, tesoro? Caillou quel giorno non riusciva proprio a decidere quale maglietta mettere. Caillou! Noi siamo già pronte! Arrivo! Il nostro piccolo amico trovò ogni genere di meraviglie sul percorso per il parco pubblico. Guarda, un lombrico! È carino, non è vero? Ma adesso dobbiamo proprio andare. Non è giusto far aspettare Leo e la sua mamma. Li vedo, eccoli là! Caillou si chiese perché Leo stesse uscendo dal parco. Ciao! Noi vi abbiamo aspettato a lungo, ma ormai si è fatto troppo tardi. Oh, mi dispiace molto per il ritardo. Ciao, Caillou. Forse ci vediamo domani. Ciao! Ciao! Ecco, ci hai messo talmente tanto a prepararti che non resta quasi più il tempo per giocare. Caillou rimase molto deluso per non aver potuto giocare con Leo. Allora sei pronto per la favola della buonanotte? Senti, papà, stasera potresti leggermene 3 di favole, per favore? Io non so se sarà possibile. Ricordi che cosa è successo oggi con il tuo amico? Dipende da quanto ci metterai a prepararti. Ho un'idea, perché non facciamo un bel gioco? Quando avrò rovesciato questa clessidra, tu avrai 5 minuti per prepararti ad andare a letto, prima che tutta la sabbia torni nel vasetto di sotto. Allora preparati, pronti? Via! Caillou voleva che quella sera il papà gli leggesse 3 favole. Ci sono riuscito! Sono stato velocissimo, non è vero? Proprio così, Caillou. E per premio leggerò 3 favole tutte in una volta. Era felice di essersi preparato in tempo per andare a letto? Mi è piaciuto tanto tanto quel gioco. C'era una volta un bel bambino che si chiamava Caillou. Caillou impiegava sempre molto tempo per fare le sue cose. L'aggiusta tutto. A Caillou piaceva molto il giorno del bucato, perché tutta la casa profumava di pulito. Guarda, papà, Gilbert ti sta aiutando a ripiegare la biancheria. Scendi subito da lì, quello non è il posto adatto a un gatto. Io so di aver messo 2 calzini nella lavatrice. Ora, dove può essere finito l'altro? Oh! Oh, no! Neve! Guarda, mamma, così laviamo il bucato e il pavimento della lavanderia allo stesso tempo. Bene, a questo punto forse sarà meglio chiamare un tecnico prima di lavare l'intera casa. Chiamiamo quel signore che ci ha già riparato l'asciugabiancheria. Il giorno seguente qualcuno bussò alla porta. Salve, lei è Bob, se non sbaglio. È davvero un piacere rivederla. E tu sei Caillou, non è vero? Ti ricordi di me? Io mi chiamo Bob e sono venuto a riparare la tua lavatrice. Non è mia, è dei miei genitori. Comunque, io posso fargliela vedere, se vuole. Andava benissimo fino a ieri. Vieni, Caillou, lasciamo Bob lavorare in pace. Non si preoccupi, mi farà comodo un aiutante. Anche io ho gli attrezzi da lavoro. Torno subito, va bene? Sa che anch'io so riparare le cose? Sono dei bellissimi attrezzi, ma a me piace in particolar modo questa. È una chiave spaccata. Lo sai a cosa serve? No. Serve a stringere i bulloni. Ora coraggio, sali su questa sedia e ti farò vedere. Si prende il bullone con questa chiave e poi si gira così. Allora, vuoi provarci tu adesso?
Ottimo lavoro! Adesso finisco io di stringerlo. Poi ci mettiamo su questa specie di cappuccetto e il lavoro è finito. Allora, va un po' meglio adesso? L'ho aiutato io a ripararla, papà! È proprio così. Ho trovato questo attorcigliato intorno all'asse. Ah, ecco il mio calzino mancante. Papà, posso riparare qualcosa che si è rotto? Aspetta, mi servirebbe una mano a piantare questo chiodo nel muro. Coraggio, adesso colpiscilo con il martello. Non troppo forte. Ottimo lavoro. Sai, mamma, prima ho aiutato quel signore a riparare la lavatrice, poi ho aiutato papà con il chiodo. Grazie, Caillou. Questo sgabello non regge, ma scommetto che potresti aiutare papà a ripararlo. Ecco fatto, così sarà molto più stabile. Ma adesso manca la cosa più importante, la colla. Vuoi pensarci tu? Ma certo! Come va il nostro piccolo aiutante? È già riparato, Caillou? Sì, mamma, guarda, stavolta è stato papà ad aiutarmi. Sono bravo!